Però, cara Concita, vorrei condividere con te le domande che abbiamo oggi pubblicato nel nostro sito che ruotano attorno a te. gday.la7.it. Bravissimo Giovanni. Allora, questa è la prima domanda. Secondo lei l'Unità è un giornale fondato da Antonio Gramsci o affondato da Concita De Gregorio? Comunque sappi che il 73% ha risposto un giornale fondato da Antonio Gramsci. Quindi è lusinghiero come interrogazione popolare, non trovi? Ma è assolutamente fantastico, un risultato che non potevo sperare. No, poi guarda, io ti chiedo scusa, ma le domande le ha scritte Belpietro. Vado a leggerti la seconda domanda. 8 marzo, oggi a Roma le donne hanno urlato né strega, né bigotta, né Barbie, né gnotta. A dirla tutta, lei si sente almeno un po' strega, bigotta, Barbie, gnotta. Questa, sai, tu oggi hai partecipato a Roma alle manifestazioni? Tutte. Tutte e quattro? Di piazza in piazza, sì sì. Perché erano divise le donne? Ho fatto un pellegrinaggio fra tutte le piazze. Perché erano divise le donne? Ma no, erano manifestazioni, un paio erano di partito e un paio erano di donne. E siccome io continuo a credere ostinatamente che in si entrambe debba le categorie unire, sei andata a tutte e quattro. E comunque mi porto avanti io. Purtroppo, sappi che allora le donne, dovendo scegliere tra queste quattro accezioni, il 58% ha scelto strega, il 4% ha scelto bigotta, il 6% ha scelto Barbie e il 32% ha scelto gnotta. Tu, dovendo scegliere, quale di queste quattro categorie sposeresti, dovendo proprio scegliere? Strega. Strega. Per una volta sono con la maggioranza. Mi unisco a te, mi unisco a te.